Welcome in Comacchio, Anzio per ora. Mi ricorda anche un po'... Burano. Sì. Allora, so, venire a Comacchio e non mangiare l'anguilla, io non so. Davvero? Se Mussolini va avanti così, io non lo so. La mia badante ucraina, che in febbraio è andata, sono tornata in Ucraina. Per sempre? Mi ha detto minimo 4 mesi che scadrebbe, però proprio adesso, febbraio. Non mi ricordo come ho risposto. Detto così è tutto molto generico. Cosa vuol dire di vario colore? E lui avrà pensato, non ha capito un cazzo. I rossi ce ne... Che mi sono reso conto già da prima che in parruccheria, come si dice? In ucraino si dice parruccheria, in russo. Ma in italiano non credo. Italiano, comunque, Firenze, come dite? Non mi viene in mente... Dei barbieri da donna, dei parrucchieri da donna. C'è proprio una cosa che si chiama colorimetria, che sarebbe come praticamente tingere i capelli, insomma. Ah, l'hanno chiamata. Ma lo chiamano colorimetria. E quello è il punto che ti dicevo, no? E quello è perché? Perché lo spazio dei colori non hanno geometria euclidea, ha una geometria di quelle che. Una di quelle che sono state usate da Einstein, no? Che sono state create da Riemann, geometria di Riemann, che non ha più chiamato curva, superficie, ma ha chiamato varietà, varietà di dimensione 1, dimensione 2, e quindi lo spazio dei colori è una varietà ed è curva, perché queste sono, la superficie della sfera, no? È una varietà curva, non funziona il teorema di Pitagora di sopra. E i colori e la stessa e la curvatura è positiva, se invece fai qualcosa così, ecco, lo spazio di colori è stato dimostrato che è una varietà riemanniana con curvatura negativa. E tanti hanno provato a, bisogna mettergli un tensore per riuscire a tensore metrico per riuscire a calcolare le distanze, nessuno ci è mai riuscito a farne uno decente, e allora hanno cambiato idea, lasciamolo così e cambiamo delta E continuamente, no? Per cercare di avvicinarci. Infatti ci sono 6-7-8 versioni di delta E.